Vorrei entrare con voi un po' di più, fare una cosa sperimentale, entrare un po' di più nella partitura, quindi avere un contatto più diretto con la musica. Allora, questa sera ospitiamo qui due grandi musicisti. Abbiamo Salvatore Passalacqua, che è il clarinetto basso dell'orchestra della RAI, e Salvatore Gitto, che è un pianista e insegnante al Conservatorio di Reggio Calabria. E ci faranno ascoltare questa sera musiche di Nino Rota e Luigi Bassi. Quindi, innanzitutto, io vi chiedo un grande applauso. Chi di voi era presente la settimana scorsa sa che userò un po' quei musicisti per aiutarci un po' a entrare in contatto con il repertorio di questa sera. Iniziamo. Io vi parlerò soprattutto di quello che è il primo brano, il brano più importante. Poi loro usciranno e ritorneranno a fine serata con la fantasia da concerto sui motivi del Rigoletto. Però noi iniziamo con una sonata. Quando abbiamo parlato di barocco la settimana scorsa, abbiamo già incontrato questo termine sonata che serviva un po' a fare una distinzione tra quello che veniva cantato, che era la cantata, quello che veniva suonato dalle tastiere, come un pianoforte, un clavicembalo, una spinetta, che erano le toccate tendenzialmente. E quello invece che veniva suonato da tutti gli altri strumenti, che era una sonata. La sonata, ad un certo punto, però, comincia ad avere un corpo, una forma più rigida, prestabilita. Soprattutto è diviso in movimenti. Oggi diamo per scontato che la musica classica sia divisa in movimenti, cioè che si suona, poi ci si ferma, non si applaude, si suona un'altra parte, ci si ferma, e poi alla fine si fa l'applauso. Questa cosa viene da tanti anni prima, quando nelle corti si ballava, e la musica appunto serviva per ballare. Si mettevano insieme delle danze, di solito si alternavano delle danze più rapide e poi delle danze più lente per riposarsi, perché se no saltare sempre con una polca sarebbe stata stancante. E quindi questa forma di alternare un movimento lento e un movimento veloce è un po' rimasta. Nino Rota, che tutti conoscerete per le musiche del Padrino, La Dolce Vita, che ha collaborato con tantissimi registi dell'epoca d'oro del cinema italiano, e anche con Ford Coppola, Francis Ford Coppola. Lui è stato anche un insegnante di composizione ed è stato direttore del Conservatorio di Bari. Monopoli e Matera, ecco, tutta la regione. Però lui ha un catalogo, accanto alle opere più famose di colonne sonore, ha un catalogo di musica classica. Il suo stile, possiamo seguire, è tardo-romantico. Ai più questa parola non significa niente, però possiamo considerare che con Beethoven più o meno inizia il romanticismo. Ecco, lui viene un po' da quella scuola lì, però porta un po' più avanti il linguaggio, è un po' più complesso. Questo che ascolteremo stasera, questa sonata, è stata composta nel 1945. È importante questa data per me perché vorrei farvi riflettere sul fatto che in Europa, in questa data, c'era una quantità di compositori di stili totalmente diversi. Che oggi fa un po' rabbrividire. Qualcuno di voi conoscerà questo termine musica contemporanea, musica d'avanguardia. Ecco, già all'epoca si muovevano i primi passi in questa direzione. Addirittura c'erano musicisti che costruivano degli strumenti assurdi, soprattutto nella corrente del futurismo, quindi venivano da un po' prima, strumenti come, non so, una ruota di bicicletta con delle carte messe in mezzo per produrre dei rumori. I primi passi nella musica elettronica, che ancora all'epoca erano degli oscillatori a corrente elettrica.
mentre lui rimane un po' in una tradizione più vicina a quella appunto romantica, alla voce, quindi a un tipo di. Lo sentirete nelle melodie, sono tutte melodie che potremmo cantare e forse canteremo. Ed è appunto diviso in tre movimenti: un allegretto scorrevole, un andante quasi adagio, un allegro scorrevole. Possiamo andare avanti, grazie. Ok, allora io adesso vorrei farvi ascoltare, ecco, per avere un po' i punti di riferimento nell'ascolto dell'opera, farvi ascoltare l'inizio di questi tre movimenti. Questo è il primo movimento, passiamo al secondo che ha un altro carattere. Intanto cominciate a immaginare anche un po' il tipo di emozione che si può legare. Lui era un compositore di musica da film, quindi ce l'ha avuto sempre questa idea di legare la musica, le immagini, al racconto. Quindi proviamo anche a immaginare cosa avesse in testa. Adesso è stanco, si riprende, passiamo alla diapositiva successiva con il terzo movimento. Applauso intanto. Ok, adesso preparatevi, cominciamo ad entrare un po' dentro la tecnica, l'analisi di quella che è la musica, la forma sonata ad esempio. Abbiamo parlato della sonata divisa in tre movimenti e poi c'è la forma sonata, cioè il primo di questi tre, e a sua volta divisa in tre parti. Adesso vediamo come. Ecco, questa immagine la riconoscerete sicuramente, almeno i Torresi. L'abbiamo già mostrata, abbiamo parlato, però quello che mi interessa è l'arco. Questa è una rappresentazione che si fa spesso quando si parla della forma sonata, perché ci sono tre parti, appunto. Una che può considerarsi simile all'altra, l'esposizione e la ripresa, e poi per collegare questi due movimenti che si trovano all'inizio e alla fine, c'è tutto un arco, che in letteratura potremmo chiamare peripezie, sviluppo, elaborazione, in cui quello che abbiamo ascoltato nell'esposizione, cioè la prima musica che noi ascoltiamo, comincia a essere elaborata, 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 comincia a diventare ansiosa, comincia a fare, attraversa mille peripezie, per poi ritornare ad ascoltare quello che abbiamo ascoltato all'inizio. Allora, ripassiamo un attimo mentalmente il primo tema di questo primo movimento. Quindi se lo ascoltiamo un attimo, giusto le prime due battute. Ok, come sentite, ci sono degli arpeggi, una melodia costruita su arpeggi. Mentre il secondo tema. Vedete come già è cambiata la sensazione, anche l'immagine che possiamo legare a questo. Questi sono i due temi su cui viene poi rielaborato tutto il materiale, lo ascolterete, non approfondisco ulteriormente. Però adesso voglio andare un poco oltre e fare il gioco del compositore. Questo gioco del compositore significa entrare dentro la sua testa e provare a scrivere la musica che ha scritto lui. Ci proviamo adesso. Allora, secondo movimento, l'abbiamo già ascoltato, magari
Lo riascoltiamo un attimo, poi siccome questo è un tema cantabile, proviamo poi anche a cantarlo. Lo ascoltiamo un attimo, per favore. Facciamo questo esperimento, io so che c'è gente che ha un talento, la corista. Proviamoci. Siete timidi, questo deve riscaldare la voce. Comunque, andiamo avanti e adesso proviamo a fare questo gioco. Cominciamo a modificare. Questo tema l'abbiamo ascoltato, che sensazione vi ha dato? A voi la parola. Consapevolezza di qualcosa di negativo, esatto. Tutto meno che felicità. Proviamo adesso a cambiare il modo, diciamo noi musicisti. Vediamo come suona. Cantiamolo un attimo, ecco, così lo sentiamo meglio. Ecco, sentiamo che già l'atmosfera cambia. Facciamo un passettino ancora oltre, se passiamo alla prossima. Ecco, c'era un salto. Togliamo il salto adesso, ci dimentichiamo il salto e facciamo un po' di movimento, vediamo come suona. Questa è più difficile, non la cantiamo. Però il passo successivo è quello che ha fatto Rota. Cioè, lo cambiamo di tono, attraversiamo tutti questi momenti qui, cambiamo un po' l'accompagnamento, così un po' più leggero, un po' più mobile, e ascoltiamo cosa diventa. Io vi farei un applauso. Avete appena composto il secondo tema del secondo movimento. E già che ci siamo, andiamo a vedere anche il terzo tema, cosa è successo. Quindi, ecco, di nuovo la melodia che conoscevamo prima. In minore. Questo salto lo ascoltiamo un attimo al contrario, solo il salto. Però lo facciamo con più slancio adesso. Ok. Allora, se a questo salto adesso noi cambiamo l'accompagnamento e lo rendiamo un po' più ansioso e facciamo un po' un'elaborazione del tema iniziale, cosa otteniamo? Benissimo, grazie, un altro applauso. Complimenti, avete superato anche il livello pro, siete riusciti a seguirmi in questa composizione. Proprio è così che uno dei modi di scrivere è questo, proprio mettersi davanti a un tema, cantarlo e poi immaginare di fargli fare percorsi diversi, quindi farlo più allegro, farlo più triste. Tutto questo si chiama elaborazione del materiale. Due parole sul terzo movimento, che non è il caso di entrare nel merito, perché quello che succede nel terzo movimento è simile a quello che abbiamo ascoltato. Si riprende il primo movimento, quello con gli arpeggi, quello con il tema,
tema lì viene continuamente elaborato, ecco questa parola che adesso abbiamo compreso cosa significa, elaborato, 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 per avere tante variazioni. Vorrei anche anticipare quello che invece sarà l'ultimo brano che suoneranno alla fine di questo nostro incontro, che invece ha tutt'altro carattere, un altro compositore, Luigi Bassi, che ha scritto una fantasia da concerto, cioè ha preso i temi di un'opera famosissima in quel periodo, anche oggi, che è il Rigoletto, e su questi temi ha cominciato a divertirsi scrivendo della musica difficilissima per il clarinetto, però era appunto lo scopo, come nel barocco, quello di divertire il clarinettista, mettere in mostra le doti di entrambi, del pianoforte e del clarinetto, e costruire un brano che possa, ecco, divertire la gente e far riascoltare qualcosa che abbiamo già conosciuto dentro i teatri. Allora io adesso lascio concentrare un attimo i nostri musicisti e vi... Sì, apriamo il pianoforte. Ok, Nino Rota suona a terra, Salvatore passa l'acqua e Salvatore gira.